Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Ed è lo Spirito del Signore che è sopra la Santa Vergine Rosalia, le ispira di mettersi in cammino, di fare cioè un percorso di santità nella esperienza della vita eremitica. Rosalia sceglie di abbandonare il fasto della reggia, le ricchezze, le agiatezze, per seguire Cristo e Cristo crocifisso. Con sé porta solo la croce, con sé porta l'emblema della salvezza, perché la salvezza, la nostra unica sicurezza, deve essere nella croce di Cristo. E noi come credenti siamo chiamati a vivere come Rosalia questa esperienza di grazia. Rosalia che diviene anche per ogni credente il segno di coloro che devono mettersi alla ricerca di Dio. E Dio noi non lo troviamo nel frastuono, nella confusione, poi anche nel sano divertimento. No, Dio noi lo troviamo nel silenzio, nella contemplazione, nella preghiera, nella penitenza, dove unendo le nostre sofferenze alle sofferenze, ai patimenti di Cristo, cooperiamo, collaboriamo all'opera della redenzione. Voglia il Signore concederci questa grazia, perché guardando a Santa Rosalia anche noi possiamo esprimere con il nostro sì generoso e quella che è la nostra adesione vera alla vocazione battesimale che abbiamo ricevuto, quella che è
la nostra ricerca del bello, del vero, del santo, che è solamente Dio. Voglio il Signore concedere a ciascuno di noi, ecco, di metterci ognuno in cammino, passare anche attraverso coloro che vogliono porre ostacolo. Si conclude così la pericope evangelica che abbiamo ascoltato. I concittadini di Gesù a Nazareth vogliono gettarlo giù dal precipizio. Quando si va in Terra Santa, a Nazareth, nella parte alta, c'è una località dove c'è sotto Monte del Precipizio. Qualche volta siamo andati a vedere questo luogo, c'è un bel panorama, ma non penso che abbiano fatto salire Gesù lì per mostrargli il panorama. Volevano, erano altre le intenzioni. E capite che, ecco, Gesù invece lascia stare, non si contrappone a coloro che vogliono ostacolarlo, ma continua la missione che il Padre gli ha affidato, quello di salvare l'umanità, come? Attraverso il dono di sé. Ci accompagna l'intercessione e la preghiera di Santa Rosalia. Vogliamo in questa santa celebrazione raccomandare e affidare al Signore tutti i devoti della Santuzza, e mettiamo in modo particolare le nostre famiglie sotto la tutela, la protezione e l'intercessione di Santa Rosalia, per godere sempre dei suoi favori e della sua protezione. Se lo dà Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi. Il Signore è venuto a portare a compimento la parola dei profeti. Nutriamoci del messaggio di salvezza che è la sua parola, e diciamo: la tua parola è uno dei nostri passi, Signore. La tua parola è uno dei nostri passi, Signore. Per coloro che hanno perduto una persona cara, la tristezza del distacco si è lenita da una consapevolezza che, dopo essere stati purificati da ogni colpa, saranno ammessi a contemplare in eterno il volto di Cristo e a godere della sua beatitudine. Preghiamo la tua parola, Signore, nei nostri passi. Per tutti i ragazzi che in questo anno riceveranno a loro o hanno ricevuto il sacramento della Cresima, lo Spirito ricorda il loro cuore con i suoi doni e li aiuti a vivere con coerenza tra i coetanei la loro adesione al Vangelo, senza vergognarsi o nascondersi. Preghiamo. La tua parola illumini i nostri passi, Signore. Per i familiari delle vittime dei tanti genocidi che affliggono diversi paesi del mondo, trovino fratelli che abbiano il coraggio di portare il loro dolore, di farsi carico delle loro sofferenze, di indignarsi di fronte all'ingiustizia e operare affinché tutti considerino la vita un valore non negoziabile. Preghiamo, la tua parola illumini i nostri passi, Signore. Per i bambini che sono abbandonati, non riconosciuti, che vivono in un orfanotrofio o per le strade, trovino adulti che li facciano sentire amati e non rifiutati, e con responsabilità si preoccupino di dare loro il necessario per poter vivere e crescere in un clima sereno e accogliente. Preghiamo la tua parola e illumini i nostri passi. Manda su di noi il tuo Spirito, Signore Gesù, perché possiamo annunciare al mondo il tuo messaggio di salvezza. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Seduti.